faccio un esempio molto molto concreto delle ultime due campagne, che grandi campagne che Coop ha attivato. Una, la campagna Acqua di casa mia, che è stata lanciata ad ottobre dell'anno scorso e che punta a sensibilizzare sul corretto e responsabile, consapevole uso di una risorsa preziosa come quella dell'acqua. E l'altra, che è la campagna Boschi e Foreste, che è stata lanciata poche settimane fa, che punta anche qui a momenti di consapevolezza e quindi ad atti di consumo consapevoli su un tema molto molto importante, che è quello della deforestazione. Allora, ci sono i temi caldi, i temi importanti dei nostri tempi, e poi, che è la nostra vera grande diversità e specificità, che ci rende davvero diversi e che ci porta poi anche a vincere dei premi, ma che soprattutto ci porta nella quotidianità a operare in maniera diversa, ci sono i soci. Le Coop di consumo hanno oltre 6 milioni di soci in Italia. Con molti di questi soci c'è un rapporto costante e continuo di ascolto e di collaborazione. Questi soci, educati e costantemente informati da Coop sull'importanza di tutta una serie di temi, hanno anche una funzione poi di sprone e ci sottopongono quelli che secondo loro sono temi importanti che Coop deve poi trasformare, tradurre in campagne fatte alla maniera di Coop. Io le posso dire ad esempio una cosa che stiamo facendo noi molto in Coop Lombardia, che è poi la cooperativa per la quale io lavoro, ed è un tema comunque che si sta cominciando ad affrontare molto nel mondo delle Coop di consumatori, che è il tema proprio della partecipazione, di come fare a continuare a stimolare e ad aumentare e a migliorare il rapporto appunto dialettico di ascolto e di confronto, e quindi il rapporto partecipativo con le nostre basi sociali. Questo è un tema sulla quale abbiamo cominciato a fare delle cose e sulle quali sicuramente investiremo molto in futuro. Può far sorridere questa cosa, no? Fare la partecipazione parlando di frutta e verdura, però c'è il tema della filiera, è un tema assolutamente caldo e importante. I nostri soci nelle assemblee ci dicono, ci continuano a dire che bisogna valorizzare il prodotto italiano, no? Con tutta una serie di risvolti da questo punto di vista. Noi lo facciamo, in qualche caso magari loro non riescono a percepire questo sforzo, allora proviamo a mettere in atto dei meccanismi di ascolto e di monitoraggio nel reparto ortofrutta per vedere insieme a loro come fare a far vedere in maniera chiara, far percepire in maniera chiara che oltre l'85% dell'ortofrutta che Coop vende è costituito da frutta e verdura di filiera italiana. Pressione indiretta, e le spiegherò perché. Lo facciamo in maniera diretta sulle aziende che ci producono la nostra marca privata, il nostro prodotto a marchio, attuando dei meccanismi virtuosi con i nostri fornitori. Siamo sempre riusciti a condizionare positivamente particolari settori del mercato, per fare in modo che poi anche le marche più conosciute ci vengano dietro. Facciamo tutto un lavoro sull'etichettatura, sulle etichette dei nostri prodotti, sul packaging, per rendere molto molto più leggibile e visibile una serie di informazioni, le informazioni nutrizionali, no? Che fino a poco tempo fa erano assolutamente incomprensibili, le poteva capire praticamente solo uno che aveva un dietologo, voglio dire, no? O un esperto di temi di nutrizione. Da 2 anni a questa parte abbiamo rivisitato completamente l'etichettatura, quindi le informazioni che noi diamo dal punto di vista nutrizionale sui nostri prodotti, le abbiamo rese molto molto più leggibili e comprensibili. Questa cosa ovviamente è stata immediatamente recepita dalle altre marche private. L'obiettivo vero che noi abbiamo è quella di entrare in un particolare mercato, in un segmento di mercato, e sfruttando la nostra capacità attraverso il prodotto a marchio di creare elevati volumi di vendita, innescare dei meccanismi virtuosi di cui poi devono tenere conto anche tutti gli altri e si devono allineare.